Salve a tutti, sono Phoenix Lab. In questo tutorial spiegherò il plugin Magic 3D con il software Cinema 4D. Questo plugin serve a realizzare degli effetti 3D, cioè realizzare video e immagini 3D da vedere con i relativi occhialini, con le lenti colorate. Allora, andiamo a prendere innanzitutto un cubo, poi andiamo a prendere un floor, abbassiamo il floor sotto il cubo, prendiamo una luce, clicchiamo qui, selezioniamo questo. Posizioniamo sopra il cubo, mettiamo un'ombra, andiamo su Shadow Map, diminuiamo la densità dell'ombra. Poi cosa facciamo? Prendiamo una camera, clicchiamo qui, anzi tasto destro sulla camera, P4D Tags Magic 3D. Clicchiamo qui su questo piccolo quadratino, in modo che diventa bianco. Controlliamo qua su Cameras e vediamo che è selezionato. Poi clicchiamo qui sempre e andiamo ad analizzare gli elementi del plugin. Allora, mode in pratica indica il tipo di colore delle lenti, quindi rosso oceano, clicchiamo qui, abbiamo varie tonalità delle lenti, red blu, giallo blu, verde magenta. Facciamo un rendering veloce, clicchiamo qui. Qui abbiamo il nostro effetto 3D. Allora, analizziamo type. Questo è il tipo di scostamento, cioè fuori assi. Poi abbiamo scostamento parallelo e toed in. Depth è in pratica è lo scostamento, no? Cioè la distanza in pratica tra le due telecamere. Quindi, per esempio, aumentiamo il depth a 30, 33. Andiamo su camera selezionata, aumentiamo lo scostamento ancora, qui entra lo scostamento, lo facciamo in assi paralleli, cioè lo scostamento avviene in maniera parallela, lo portiamo a 31, a 30, quello che sia, per far vedere, ecco, vediamo che lo scostamento avviene in maniera parallela, no? Portiamo un poco di più. Vedremo che lo spostamento è ancora più grande, quindi tra le due telecamere, no? Vabbè, questi sono, oh, scusate, li clicchiamo qui. Ecco, questi sono gli elementi principali, depth, type e mode. Poi abbiamo questi altri parametri di cui non ci dilunghiamo. Enable per disattivare l'effetto 3D, riselezionandolo, riattiva. Una cosa dobbiamo dire importante, nell'ipotesi in cui per esempio abbiamo degli occhiali con lenti rosse e verdi oppure con altri colori, come possiamo fare? Allora, innanzitutto andiamo su Mode e selezioniamo Green Magenta. Poi andiamo su Magic 3D, due volte il tasto sinistro del mouse qui. Siamo su Luminance, tasto sinistro del mouse qui. Tasto sinistro del mouse qui. Green Magenta selezionato, tasto sinistro del mouse qui. Ecco, noi vedremo qua c'è scritto Highest Left, L sarebbe occhio sinistro. Vedete la lente sinistra di che colore è? Se la lente sinistra è colore rosso, quindi basta cliccare qui su questo quadratino due volte e selezioniamo il rosso che ho selezionato. Se la lente destra, quindi occhio destro, è verde, clicchiamo qui tasto sinistro del mouse due volte, selezioniamo il verde qui. Anche in base alla tonalità, alla nostra tonalità dell'occhiale, ecco, anche così, e ci darà questo colore. Togliamo questa finestra, facciamo un rendering, e qui abbiamo, quindi possiamo vedere il nostro effetto 3D con occhiali aventi lente rosso e verdi. Riclicchiamo qui, diminuiamo la profondità, la mettiamo a 20, che è quella ottimale. Lo scostamento sarebbe depth dello scostamento, e qui possiamo poi notare il nostro effetto 3D. Va bene, grazie a tutti.